Ciao a tutti e benvenuti nel quarto episodio della serie su Pokémon Marron Merda 2. Ci eravamo lasciati qua a Post-it Town dopo aver vinto la dopo aver conquistato la seconda medaglia contro Francesco Sole. Allora, attenzione. Stavo andando sì mentre chiacchierava, è venuto il pirla di Ash, vabbè. Ciao Enomiz. Ho trovato indizi interessanti sulla questione di Tony Cartone. Non dirlo a nessuno, ma pare che questo sia un ponte. Ma va? Qui la rivale vale perdere. E tu nei picciotto, chi è? Come sono belli. Cazzo, mi ho lasciato bello sprotto primo sbagliato. Mi sono scordato di cambiarlo, l'ordine. L'avevo usato così, l'ordine della veste per sconfiggere Checco San. All'acciaio, addio. Una mano è molto efficace. Vai, mega pugno di Mr. Enki. Oh, e andiamo. Vai, e picciotto is dead. Tavoletta, chi è? Che bello. Oh, subito KO tavoletta. Pikachu, no, cosa c'è scritto? Pikachu. No, ma è un Magikarp, è un stile Pikachu. Dio buono del peccato, a parte c'ha Splash. E andiamo. Pikachu, rieccolo, il suo starter. Bello, te, sempre più ubriaco barra gonfio. Addio, 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 infatti. Non immaginavo che fallisse. Ancora, doppio team. Dai, vero, così non si attacca più. Andiamo. Sì, vabbè, ora è imprendibile, via. Ci credo. Sì. Ma c'è solo doppio team, fammi una P. C'ha altro. Quello prende. Meglio sì, però è un controsenso. E attenzione, dritto per dritto. E muore così. E si sale anche il 25. E andiamo. Ciao Perla. E la sai una cosa, credo proprio di essere sulla pista giusta, sì. Giusto oggi ho bloccato l'evoluzione di un paio di miei Pokémon, mi sento meglio. Risolverò il mistero prima di te. Allora, tornata indietro. Scusa, qual era più. No, qual era più il mistero che dovevamo risolvere? Tony Cartone, quella che non si arte, giusto. Prendi questo come ricompensa. Poké Beep. Cos'è il Poké Beep? Ranese che. Basta, qui non c'è un cazzo da tormento. Levati dai piedi. Voglio andare in van e non fermarmi qua. Fatemi un attimino vedere cos'è il Poké Beep, eh? Poké Beep. Parecchi permette di registrare ciò che viene a sapere sui personaggi importanti. Ah. Ora qui c'è tutta la serie di allenatori. Ci si vede quel ponte, vai ragazzi. Siamo arrivati al quinto. Ciao, io sono qui per caso. No, scusate, al sesto, all'ultimo. Ciao, io sono qui per caso. In realtà devo partecipare allo sciopero sul Monte Lucio, ma mi sono perso. Sono rivoluzionario. Non mi servono i soldi, basta libertà. Prendili tu, grazie. Ah, non pensavo che bisognava lottarci invece. I miei ideali sono l'abolizione della proprietà privata, ma soprattutto la libertà di espressione, giusto? Ma veramente non penso che l'abolizione della proprietà privata. Bastardo! Ah, ora sì, bisogna lottarci. Bloom. Qualcosa mi hanno levato, eh. Soprattutto l'ultimo allenatore che c'aveva Neff al 18. Ma ha fatto un po' patire. Io a livello di vita, DPS, di Mr. Enki. Comunque bello, spero che sia al 16, ma non si è voluto. Perché sinceramente non mi ricordo se diciamo il vero bello è sprotto.
si volesse, cioè se volve in Wimpy Bell, sì, mi sembra che siamo sia al 16 o al 18. Vabbè, resta il fatto che non siamo avuti. Un po' di Zubat, azione. Ah, fra l'altro, ultimamente adesso abbiamo fatto conoscenza con un nuovo Pokémon che ora, cioè ora, appena finito questo combattimento vi farò vedere, sperando di non morire. Non è più confuso, vai, azione, bang, vai, Ale, ci si è fatto. Mi sa che devo comunque tornare al bordello. Allora, vi faccio vedere. Non è chiaro, mi capire, ok. Faccio vedere qua. Eccolo qua, coltellino svizzero. Vabbè, basta. Riprendiamo un po' di vita, vai. E anche di PP. Che bello Sprott per allenarlo. Che tra l'altro un vero attacco e c'ha una mossa buona e c'ha coso, frustrata e frustata, non mi riesce a dirlo. Dal precedente video che dico frustrata. Frustata, c'ha solamente 10 PP. Quindi anche bello Sprott, non tanto di vita ma di PP, era giusto far recuperare, farlo andare al bordello e farli recuperare, vai così. Allora, Pokéball, attrazione, bella mossa di merda. Andiamo avanti, sono allenatori. Quindi anche stavolta ci rivediamo alla fine di questo percorso. Allora, abbiamo battuto tutti, sono loro, non so se sono pettina, quindi lasciamoli perdere, entrano lì dentro. Comunque qualcuno è salito, di livello. Allora, sono un Pokémon, anzi, chiami Bill. Come da questo costume da Pokémon, la festa è malta sulla Melana, solo che ho appena saputo che non è una festa in maschio. È che questo costume piace di tanto, piace di viverci. Non volevo direttamente sviluppato un ecosistema all'interno, forse è caso di lavarlo. Se mi aspetti qui lo vado a mettere la lavatrice, ok? Sì. Allora devo andare al PC. Comunque ragazzi, io chiaramente lo faccio perché è una serie e cerco di non annoiarvi perché sennò sarebbe una cosa veramente troppo lunga. Se giocherete o giocate al gioco, ci avete giocato, quello vi pare, davvero, leggetevi tutti i dialoghi di per ogni singolo allenatore perché vi ci mettete a ridere, vi uscirete addosso perché sono magici. Bill, hai visto le mie foto? No? Dimentichiamo quel che è successo, tieni per il tuo silenzio, il biglietto no. Oh man. Via, adesso torniamo a giocare, nel senso non è che tra le pezzi. E niente, andiamo. Fra l'altro avevo incontrato uno sbotto di Pokémon, prima, tanti, fra un attimino pomeriggio, fra Crash, che è Crash Bandicoot, Plankton, sempre di SpongeBob, insomma, il mostriciattolino piccino. Spyro, mi ha chiamato la mia pipare, il draghettino della PlayStation, il giochino. Poi chi c'è? Nachos, che consigliano i Nachos, ve si mangiano. Insomma, qualcuno è venuto fuori. Allora, tanto nel frattempo, ho visto che mi sono scritto, oh, sì, insomma, ho dato una cartone luce, mi sono compiuto, mi sono rubato il fosso. Tono, eccellente, se le voci riguardo a questo fossile, sono vere? State pensando a quello che sto pensando io? Gino, credo di sì, mio signore, ma come convinceremo i sette nani a depilarsi le gambe? Tony, un razzo idiota. Con il fossile potremmo prendere il controllo di qualsiasi istituzione. Ah, giusto, signore, Casabianca, Pentagono, no, la Rai. Finalmente sono nella onda della televisione, non solo in Italia, è mondo visione. Ma signore, i bambini di oggi non sanno neanche più cosa sia la televisione, guarda tutto in streaming. Streaming? Ha ragione, perché nessuno aveva avvisato? Allora bastava che mi aprissi in canale su YouTube. Esatto. Ci figna. Levatevi dai piedi, razza di incompetenti. Ma guarda che razza di discepoli che mi ritrovo. Una checca in Chihuahua. Devo andare ad aprire un account su YouTube. Allora, torniamo indietro. Adesso ora potremo passare di qui. Dove prima, non so se avete notato, c'era un omino. Yes, infatti. Andiamo, siamo poliziotto. Ma io
quei comunisti non approvano nemmeno l'uso dell'MT. Dove andremo a finire? Quei maledetti comunisti, guarda cosa hanno fatto qui. Hanno rubato un MT per insegnare a Pokémon a scavare una fossa. Mi era costata una vera fortuna. Vai. Salve. Ehi, fuori, non ti puoi stare qui. Io sono un semplice passante, non mi credi? Lo ti amo. Nashos, ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Bello. Visto che starei anche al 28 adesso. Chissà se ha un'altra evoluzione. Io credo di sì. Credo. Lo scopriremo solamente giocando. Gloom ancora. Madonna, quanti Gloom. Vai. Va bene. Grazie per la metifossa, che è importante, anche se sinceramente ora non la voglio usare, a meno che qualcuno la possa imparare a sbloccare. E ho risbagliato, giù. Zaino. Parte MT. Lo pulsa. No, si mitraglia. Beh, a parte no, abbastanza scarsa la mossa. Che volevo insegnare. Beh, lo sfrutto. Allora, mi stai anche capace fossa. Ci sto pensando, niente, vado indietro. No, no, meglio di no. Meglio non consumarlo, sì. Allora, andiamo giù. Qui dentro. Sì, io vado dritto, cioè vado sparato perché tanto dovrebbe essere la solita strada. No, non ce l'ho, mi dispiace. La solita strada dei Joy Pokémon, quindi che se vai là non ti farò passare, bla bla bla. Fra l'altro, in regola ci sono degli oggetti invisibili, nel senso delle cose che solamente se clicchi a caso le trovi. A caso, via, c'è una postazione specifica che non la ricordo. Ed eccoci qua. Andiamo un po', vai, bordalo. Non ti ho mai visto in giro, sei in gamba, di sicuro per di te. Sporco, piglia mosca. Butterfly. Eccolo il burro. Mega pugno. Ci vorrebbe un bel Pokémon di fuoco. Dai. No, paralizzante no, però. Boh, è palle. Dì, infatti. Stavo un pensiero. Dai, che palle! Dai! Sì, oltretutto, paralizzato e confuso. Bene, poi vai altro. Confuso. Oh, finalmente. Morto. Ale. Bisogna beccare per forza, allora, sì. No, è uno e uno, pensavo fossero due insieme. L'avevamo già fatti quando è uscita la Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, combattimenti a due, questo non mi ricordo, io Dexter. Ma perché? Mega pugni. Sono anche paralizzati, quindi si attacca sempre dopo. Dai, che palle. Vai Ale, ce la farà? Allora sconfiggerlo con un colpo solo? Sì. Vai, meno male, uno. Dai che tra poco sarà il 29. Psyduck. Cambiamo, mettiamo bello Sprout. Qualcosa che non mi convince Psyduck. Vediamo un po' com'è. Come sarà. Però si sente l'acqua, eh. Oi oi! E Psy! Canto, stavo in pensiero.
Dio buono te. Ora si attacca prima lui, probabilmente mi ammazza. Peccato, Dio buono. Se avessi un po' di esperienza più bella, spero. Invece. Ora torniamo a lui che siamo sempre paralizzati. E attacca prima lui, perché oltre a se. Cioè oltre a. Diciamo non farti attaccare, che sei paralizzato svariate volte, ti fa attaccare sempre per secondo a regola, perché comunque diventi più lento, insomma. Via, è andato. Oh, sarà il 29, dai. Vale. Vai, mister Anki. Patrick ancora, boh, anche lui quante volte si è visto lì. Cioè quante volte l'ho visto, perché era quel pezzettino tagliato dove c'era l'allenatore, via. Vai, mister Anki per azione. Riesco ad attaccare, regola muori. Me lo devi ammazzare e andiamo, vai. Dio, ora c'è un altro allenatore. Dio, buono, me l'avevo scordato. Non ci pensavo più. Poi basta, regola. Almeno si spera. Crea un altro, lo sapevo. Ma chi ti conosce? Ecco, che lui è Spiro. Che lui ve l'ho detto prima. Vai, mega pugno, vai. Se l'ammazza con un colpo e sì. E andiamo. Chi c'è? Qui lavati. È l'evoluzione probabilmente di cosa? Di sin da qui. Forse, non lo so. Credo di sì. Boh, sei sempre qui. Chi è? Uno nuovo. Oh, via. Morto anche lui. Nido del cucù. Andiamo di volata a curare i Pokémon. Cerca sfide. No, vabbè. Sicurezza, infatti non prendo Pokémon, perché comunque vorrei ogni tanto prendere qualcuno, ma non di Pokémon. Anche se nell'erba ci vado effettivamente poco. Pokéball, non ci sono mia le Mega Ball, no! Bene, sì. Andiamo nei 11, vai, per arrivare a 15. Vai. Prendiamo anche, magari, non so, 3 antiparalisi, che fanno sempre comodo. Ma prendiamo anche 3 super pozioni e basta, vai. Proprio non c'ho più soldi. Andiamo sull'MN Anna. Fra l'altro siamo sempre così strano. A regola qui dobbiamo trovare taglio. A regola. Meno che non abbia modificato anche questa. Cosa devo fare qui? Dio buono, non me lo ricordo. Boh, si è girato proprio mentre camminavo. Non so se devo sconfiggere tutti gli allenatori. Facciamo così, quando riuscirò a capire cosa devo fare, riprendo il video. Bello comunque, tanto cool, scritto così. Anche questi bimbi sono dei geni, ragazzi, sono dei geni. Vabbè ragazzi, a dopo. Allora, il regolo dovremmo andare di qua. Dovrebbe venire, infatti sì, è come nei giochi classici. Perla! Io l'avevo scoperto qualcosa di interessante. Il cartone è un altro fenomeno malvagio. Sì, Pella, questa è la zona dell'inizio. Oh, beh, allora combattiamo. Allora, io c'ho solo coso, solo Mister Anki. Che bella splotta, come avete visto, prima è morto. Fra l'altro, ragazzi, in questo periodo lì, questa pausa, diciamo, di ripresa, ho conosciuto altri Pokémon. Tipo Gyarados, che si chiama Segados. Poi, che ho trovato?
non me lo ricordo. Vabbè, ho trovato altri Pokémon. Che ho trovato? No, stavo un attimo pensando. Non me lo ricordo. Vabbè, nel caso ve lo faccio vedere. Appena finisco questa battaglia, vado sul Pokédex e si guarda. Tanto Pidgeotto è morto. Taco Malfoy. Ah, ecco che ho trovato poi Poliswag, che praticamente è Poliwag. No, sì, no, Poliwag con gli occhiali. E poi però ho trovato un altro, non sono sicuro. Non vorrei dire la cazzata, sinceramente. Mamma, avete visto che comunque ha imparato Fango Bomba, Mr. Enki? Eh sì, al 30 ha imparato sta mossa. Pikachu. Ora si usa Fango Bomba, vai. Vediamo se è super efficace. Yes. Cioè, non è super efficace, è stata efficace. E si sale a livello 31. Wow. Perché c'è Paolo Ruffini? Allora, per correttezza ve le voglio far vedere. Allora, prima nei combattimenti, prima di vedere Bill, ho trovato anche Luigi, che è Luigi Super Mario. Poi chi c'è? Patatamon. La Patatamon è quello di della palestra. Poi di Zubat si è visto. No, ed eccola, non se ne sono visti altri. No, ed eccola, no. Pensavo di sì, ma invece. Ho detto la bombetta, ho sbagliato. Vabbè, andiamo dal capitano, vai. Buonasera. Come ha potuto fare di film? Capitano, si sente bene? Il capitano vomita sonoramente. Quell'idiota di Paolo Ruffini, riesco a credere che abbia fatto ben due film. Guardandoli non sono riuscito a trattenere il vomito. È inconcepibile, già è penoso come conduttore, figuriamoci come regista. Bene, devo sapere, devo dire che comunque a Livorno a livello così passa bene. Grazie Ruffini. Bravo, mi piace, a te riceve MN1 o 01, insomma è taglio. Taglia quel cazzo di Pikachu e va a fare il culo a quel pilla di Ruffini. Già, perché nella città Nido del Cuculo, ecco perché si chiamava così. Ecco perché si chiama così. Cioè, la palestra e probabilmente il capo palestra, da quello che ho capito, dovrebbe essere Paolo Ruffini. Andiamo a vedere. Quindi, un attimino, mentre torni indietro, intanto via la MN Anna se ne va. Passo dal bordello a curare Pokémon e poi niente, andiamo alla palestra. Io prima ho fatto tutto il garoso, andiamo lì, andiamo alla palestra, bla bla bla. Però qui c'è da vedere se almeno Bellsprout mi può imparare. Taglio, andiamo un po'. Regola sì. Buono. No, è Mr. Enki non è. Non spreco uno spazio delle quattro mosse per taglie, che fra l'altro senza l'eliminare mosse non si può nemmeno cancellare. Ma mettiamo a Vogibotta, che scandalosa mia mossa. Vale, meno male, vai. Ed eccoci qua, vediamo se va bene. Vediamo cosa mi dice lui. Ehi, aspirante campione, Paolo Ruffini è il simbolo di questa città, la gente lo stima e non capisco il perché. Il suo fisico è flaccido, ma occhio al suo joystick. Qui c'è da trovare cosi. Interruttori, no? Fuoco, c'è un pulsante di bidone premio. Ok, è uno. Niente, io pensavo fosse vero, invece no. Ieri dammeli. Dio buono. Devo cercare di non beccare allenatori perché non ho voglia di sconfiggerli. Ora di così te voglio la becco. Mamma mia, ci è mancato un po'. Allora, uno è qui sotto, l'altro deve essere quello. Scusate, qual è allora? O cambia quando becco, trovo il fuoco. Dov'è il fuoco? No, ragazzi, è riambiato. Dov'è il fuoco? No, allora fatemi sconfiggere i natori, eh. Madonna, che palle! Cacciuc!
colpo, va giù. Ancora Pikachu, piano di Pikachu, via. E sbang anche lui, meno male, vai. È stato abbastanza veloce. Fuoco, ok. Secondo... ah, vaffandomo, vabbè, meglio sì, però oddio, alla fine è level accanto. Te chi sei? Melchiorre. Samana fatta, babudu. Ma un vorrei che allora fosse quello di Colorado, perché non ci ho fatto caso al nome di quella di prima. Il Melchiorre è quello di Colorado, no? È regola, se non sbaglio. E io, Sandslash. Pokémon, vediamo se bello Sprout può dargli noia, tra virgolette. Infatti, livello 23, bello Sprout al 17. Non sono riuscito più ad allenarlo. Vai, avanti, levati. Sonnifero, vediamo se mi riesce a addormentarlo, magari. Un po' de culo. Buono, buono, dormi. Dormi, dormi, sembri stellescino, fai la nanna nel lettino. Frustata, vai. Dormi, sì. Ce l'ammazzi, in realtà dovrebbe levare di più, cioè dovrebbe levare di più, dovrebbe essere più potente, fallisce anche perché ha usato il maledetto turbo sabbia, no, via schianto, bello capito, vai, ci si prova, però sì, vabbè, ma no. Aspetta, vai a cambio. Mister Enki, sperando che non li tolga tot vita, peggio ancora che lo avveleni con veleno spina. No, meno male non ho usato veleno spina, pensavo di sì, dato che continuava. Mega pugno, no, azione. Vai, tanto se no mega pugno falli. Madonna, è schifo. Non è meglio il mega pugno, però dei già fallisce quasi sempre. Con turbo sabbia, fango bomba, se non suma uno, vai. Vale, vai. Vediamo se Bellsprout ha preso l'espiriente necessario per salire. E yes, 18. Meno di nulla. Eccoci qua. Boede, qui si è il nido del cuculo. E si è già sbagliato a scrivere. E ci si diverte a bestia. Vabbè. Sono Paolo Ruffini, mi piace la toppa. Lo sai, ha chiesto di te. Chi? Sto cazzo. È uguale. È uguale, Vimvi. Electabuzz, no, non me lo di. E proprio lui, vabbè, sì. Lui, ha pelli e del costo sul buzzo. Fango bomba, attacco rapido, vai. Bella roba, il primo colpo. Chi è Johnny Bravo? Ho letto bene. È proprio Johnny Bravo, cioè, minuscolissimo, però, vabbè. Ma si usano tutti il fango bomba. Sbaglia anche lui. Dio buono di essere quasi 32. Joystick, attenzione. Mamma mia ragazzi, eh. Tre colpi e tutti e tre KO. E si sale anche il 32. Lo dio toccandomi, eh. Diciamo, all'inizio del gioco si era partiti male, perché si era più da volte si moriva a livelli che riusciamo a sconfiggere e andare avanti, ma era fluida. Invece adesso si schianta mai, o quasi, quasi. Vai, c'è una favola, sì. Via, terza medaglia. Attenzione! 32, si evolve Mister Enki. Credevo al 36, invece. Chi diventa? Ma più piccino di lui, ma c'è ancora più piccino, mamma. Ma cos'è? Un dinosauro di merda. Sembra. Complimenti, il tuo Mister Enki si è evoluto in merda, man. Vabbè, bene o sì, la regola dovrebbe averci le statistiche più alte, quindi è più forte. Allora, vado a darti un consiglio, smettila, fallo per te, per la tua dignità, non fa ridere, come lista fai cagare. Mi sa che c'è ragione, prendi vesti. La mettite in 34, vediamo cos'è. Non era mai stato un gioco di Pokémon, riuscirò a rimanere anche questo, no.
Mi sbriciano i ruffini. Ragione a torto è un po' troppo, forse. E non lo dico perché di Livorno, lo dico perché è la verità. E alla fine un bel lui lo fa solamente per i soldi, boh, vabbè. Lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, cure Pokémon e poi arriviamo alle conclusioni. Posso dirvi che forse, come dico sempre, magari con vari tagli, bla bla bla, il video magari ha una lunghezza giusta o quasi. Io è quasi, non sto scherzando, un'ora che sto registrando. No, lo dico sì, perché non sembra, ma fra tutta quella trafila di allenatori che ci sono stati all'inizio, lì sul ponte, insomma, come si chiamava? Post-it Town, poi la MNAN e bla bla bla, qualcosa è venuto fuori nel senso di lunghezza di registrazione. Vabbè, comunque, alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata abbastanza fluida perché non siamo morti, come ho detto prima, svelate morti, e la palestra, anzi la medaglia, l'abbiamo conquistata agilmente. Insomma, ragazzi, come ho detto prima, arriviamo alle conclusioni. In primis, cosa che di solito faccio, però lo faccio all'ultimo, vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare queste tre cose, chiaramente se volete. Allora, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a questa serie qua, ovvero la serie di Pokémon Marro Merda 2. Via ragazzi, detto questo, grazie ancora e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!